di Roma, quindi parliamo di 160 impianti, partiremo da questo. Un'altra deroga importante è quella sull'accessibilità. Abbiamo iniziato un lavoro con il piano dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono queste le priorità di Roma, quindi inizieremo a proseguiremo questo lavoro per quanto riguarda l'accessibilità per chi è disabile o per chi ha una disabilità temporanea. Quindi iniziamo a partire da ciò e poi vedremo. Altri temi li affronteremo senza alcun problema. Senta, l'ultima, la ringrazio per la disponibilità, appunto sul suo ruolo, no? È stato per qualche giorno capo di gabinetto, poi si è optato per un'altra scelta, è un po' dispiaciuto per quello che è successo? In realtà no, inizialmente il sindaco poteva fare delle ordinanze molto limitate, come ad esempio quello del gabinetto del sindaco, che è un ruolo molto importante, siamo riusciti a sbloccare moltissime situazioni in questi 8-9 giorni di lavoro, quella figura era necessaria. Quindi abbiamo lavorato appunto con il sindaco, molti problemi sono stati risolti e adesso sono proposto un nuovo ruolo che ho accettato. Grazie. Grazie a voi. Comunque ci vediamo, io sto uscendo.